Dopo il Covid ci troviamo ad affrontare, diciamo, i primi gravi ritardi. Quello dei diabetici, diciamo, è un ritardo che si somma a quello di questa giunta regionale. Purtroppo da luglio dell'anno scorso, del 2020, dopo le riunioni che ci sono state con le associazioni, e oggi abbiamo avuto il coordinamento delle associazioni diabetiche che sono qui con noi, purtroppo dopo quella data nulla è stato fatto. Si diceva che era prossima ormai la distribuzione di e per conto di tutti i presidi diabetici, che eviterebbe alle persone di spostarsi dai paesini montani e dell'entroterra, per esempio da Bateggio devono spostarsi direttamente a Pescara per questi presidi. Beh, sembrava tutto risolto, invece all'interpellanza presentata martedì l'assessore Verì ci dice che stanno ancora valutando sia con le associazioni dei farmacisti sia altre modalità. Beh, noi riteniamo che si sia perso un anno, come si è perso tantissimo tempo anche per la fornitura di Freestyle 2, per esempio, che nel frattempo sono arrivati, l'assessore non era neanche informato di questo, perché è stato aggiudicato l'appalto, solo che ne fanno utilizzo per Teramo e L'Aquila, non ne fanno ancora utilizzo per Chieti e Pescara. E poi, per esempio, tante situazioni nel territorio dove, diciamo, gli organici della 115 del 1987 non sono assolutamente adeguati. Basta pensare che ad Ortona, a febbraio, viene trasferito il medico che si occupava di questi pazienti, ci sono 1800 visite l'anno che nel frattempo non si fanno, non è stato ripristinato assolutamente nulla, c'è solo un medico che non fa nuove visite ma si occupa soltanto dei percorsi terapeutici, e quindi qui ad Ortona, come a Chieti per la pediatria e diabetologica, ci sono veramente grandi difficoltà. Noi chiediamo all'assessore Verì di riunire immediatamente la commissione dei diabetici con le rappresentanze delle associazioni che devono poter interloquire con l'assessore, con il direttore Damario, ma con le direzioni sanitarie, per cercare di capire quelli che sono i problemi che sono sul tavolo e che affrontano ogni giorno, e quello di cercare di vedere quali sono le soluzioni migliorative.